Sulla migrazione e come vede la posizione della Germania in un'eventuale mediazione con la Francia? Allora, le confermo che con la Germania abbiamo piena condivisione di posizioni. Mi permetta di precisare meglio, non c'era necessità che si parlasse del fatto che l'Italia volesse in qualche modo agire all'interno delle regole, perché questo era già nei presupposti, quindi non abbiamo dovuto dare rassicurazioni e men che meno ce le hanno richieste, quindi è opportuno precisare questo. Ci siamo trovati in una posizione condivisa su quelle che sono le prospettive di lavoro futuro. Anche per quanto riguarda la mediazione della Francia, mi sentirei non di smentire, non credo che ci sia necessità di nessuna mediazione, perché con la Francia, come ho detto in tutte le sedi, non abbiamo nessuna posizione critica. Oggi, ahimè, il collega francese non c'era qui, è stato spiegato perché da chi l'ha sostituito, perché c'era un importante appuntamento parlamentare in Francia, ma sono sicuro avremo degli appuntamenti a brevissimo, visto che ne è stato convocato un già straordinario e un altro era già in calendario l'8 dicembre. Insomma, non c'è nessun motivo che nessuno possa mediare per ricomporre alcunché. Ministro, mi scusi, oggi a Bruxelles la Commissione ha fatto sapere che stanno lavorando a un piano per le migrazioni e contemporaneamente la Presidenza ceca ha convocato un consiglio straordinario per i ministri degli interni il 25 novembre. Cosa si aspetta dal piano della Commissione? Adesso lo vedremo, noi intendiamo dare un nostro contributo, l'ho preannunziato, quindi lo faremo anche formalmente, quindi daremo un contributo anche documentale, quindi una proposta dell'Italia che immagino di poter allineare secondo quella che è stata quella presa di posizione, quella che abbiamo condiviso con i paesi di primo ingresso, Cipro, Malta e Grecia, ma credo da quello che si è detto che non andrà molto lontano da quelle che sono le ispirazioni pure della Commissione. Ce lo può anticipare? Ma guardi, in larga parte adesso non l'abbiamo ancora neanche scritto, per quanto riguarda noi, ecco, rischierei di ripetermi e sembrare stantio, canali d'ingresso regolari, rafforzamento di grandi esperienze che l'Italia da anni, quindi non per merito di questo governo, ha in campo in maniera esemplare in Europa, i corridoi umanitari che facciamo con Sant'Egidio, che comunque quindi siamo tra i pochi paesi che hanno già esperienze molto significative. E dunque abbiamo sentito le parole del ministro dell'Interno Piantedosi sulla gestione dei fenomeni migratori.